Amici di Tecmachi, siamo sempre al Mobile World Congress 2015 qui a Barcellona e siamo sempre nello stand di Doro, ormai leader dell'innovazione perché veramente è sempre un passo avanti, soprattutto per l'utenza senior, ma questa volta anche per l'utenza non vedente. Infatti presentate qua a Doro, intanto sono sempre con Francesco Corona, ufficio stampa di Doro Italia. Ciao, grazie a voi. Presentate qui questo nuovo prodotto per l'utenza non vedente. Ci spieghi che cos'è, sì, cosa fa? In pratica questo è, si chiama Doro 820 Claria, è uno smartphone Android su cui è stata riprogettata interamente da una società specializzata in soluzioni per non vedenti che si chiama Telerion, ripensata completamente l'interfaccia utente. Non appena sblocco il telefono, ad esempio, mi viene letta l'ora e mi viene detto che per fare l'unlock devo fare lo slide. Esatto, purtroppo qua potete immaginare che c'è molto casino, comunque il telefono in questo momento sta parlando. Ogni volta che si clicca un bottone, il telefono va a leggere il comando, diciamo, che sia la categoria dove ci troviamo, ma anche il comando per magari accedere a quella determinata categoria. Sì, a quel punto posso o entrare utilizzando il tastierino numerico o semplicemente, devo farvi vedere queste cose, le funzioni un po' più interessanti, appunto schiacciando ok entro all'interno del menu e sempre ho il riferimento vocale di dove mi trovo. Queste in cui sono entrato sono le funzioni pensate appositamente per le persone non vedenti. C'è un OCR che permette di fotografare un testo e averne la lettura immediata, quindi per un non vedente un testo non in braille, avere la possibilità di sapere, ovviamente testi semplici, non è fatto per non leggere dei libri, certo. per leggere dei libri c'ha all'interno anche un lettore di ebook. Basta caricare i file in versione EPUB o negli altri formati supportati e vengono letti appunto i libri alla ricordiamo persona. Che secondo me appunto è molto importante ripetere quello che hai detto all'inizio, ovvero che c'è un'azienda che fa questo da anni, che ha supportato Doro nello sviluppo del telefono. Quindi prima ne parlavamo, prima del video con Francesco, ci sono tante funzionalità che per l'utente medio magari possono essere, tra virgolette, passatemi il termine, delle cavolate, ma per chi invece non è vedente sono fondamentali, soprattutto avere tutto questo, quello che vedremo adesso, in un portatile sempre dietro con sé, semplifica davvero tanto la vita. Esatto, altre funzioni particolari sono rilevamento dei colori, inquadro con la fotocamera una qualsiasi superficie e il telefono immediatamente mi dice a voce che colore sto inquadrando. Le funzioni di cui parlava prima Francesco, che appunto possono sembrare banali, sono ad esempio il lettore MP3. Tutti gli smartphone hanno un lettore MP3, quindi non è una novità all'interno di uno smartphone. Lo è però all'interno di un prodotto per non vedenti, perché è una categoria che non ha la possibilità di utilizzare la gran parte dei lettori MP3 che ci sono in commercio, perché hanno delle interfacce non pensate appositamente per loro. Piuttosto che un lettore di ebook, come dicevo prima, o la possibilità di accedere a dei siti di news letti appunto sempre da una voce sintetizzata, piuttosto che avere la radio, perché appunto le persone non vedenti che non hanno accesso, non possono utilizzare la televisione, la radio è uno dei sistemi di intrattenimento più utilizzati. Ovviamente abbiamo anche, poi vedo qua e leggo appunto anche le email, quindi pensate veramente da che magari prima le email non potevano proprio neanche avvicinarsi, perché comunque mi spiegava prima Francesco che la maggior parte dei non vedenti utilizza telefoni molto vecchi o comunque non sicuramente degli smartphone, quindi portarsi dietro anche finalmente delle email personali è sicuramente qualcosa di utile e comodo. O magari prima non avevano possibilità di avere un'email perché nessuno non aveva un'applicazione costosa che gliela leggessero, con questo device potranno avere tutto ciò appunto comodamente nella propria tasca. Una voce che gli dice un po' tutto,
quello come utilizzare il telefono passo passo ogni volta che vogliono in ogni luogo. I prezzi, parliamo un po' di prezzi così diamo un po' un'idea. Indicativamente siamo intorno ai 500 euro, il prezzo è ovviamente, c'è la parte di smartphone, di hardware, ma poi c'è tutta la parte software e i dispositivi che questo smartphone sostituisce, perché appunto c'è il lettore MP3, il lettore di OCR, che è un dispositivo, che esistono dei dispositivi appositi che le persone non vedenti utilizzano per avere gli audiobook e ad esempio i lettori MP3. Ecco, ci sono più dispositivi all'interno dello poi smartphone. Poi dicevi anche per la fotocamera, che dà una mano per scattare la foto, quindi ti dice innanzitutto se nella stanza c'è la luce. Anche questo per noi è un particolare. Quando me l'ha detto ho detto ma cosa banalità, mi serve? Banalità sembra, effettivamente sì. Se ci pensi un secondo in più, effettivamente per un non vedente sapere se c'è luce per quando si scatta una fotografia è sicuramente cosa molto utile. E anche la fotocamera aiuta l'utente a, appunto, per scattare una banalissima foto, e se non mi ricordo male la legge anche comunque dà un aiuto per poi vederla. Sì, sì. La assolutamente. Foto. E l'ultima cosa che mi piacerebbe farvi vedere, se la trovo, è all'interno degli utilities, è il GPS, cioè il navigatore interamente utilizzabile da persone non vedenti. GPS menu, anche qui ovviamente continua a parlare il povero telefono, però si sentirà ben poco. Ora non abbiamo la copertura di rete, quindi non posso farvi vedere, ma si tratta di un navigatore satellitare che posso utilizzare senza dover guardare lo smartphone, e posso postare le destinazioni e fare la guida passo passo, ma avendo la vocale appunto. Insomma, finalmente Doro ha pensato anche ai non vedenti, il primo smartphone per non vedenti. Questa è davvero una cosa molto importante che ci piace sottolineare, quindi facciamo anche i complimenti a Doro. Grazie sentito a Francesco per il suo supporto. Grazie a te. E niente, continuate a seguirci ancora qui dal Mobile World Congress 2015. Un saluto da Francesco Colonna per TechMachi.net. Ciao a tutti!